Cara ti amo, mi sento confusa. Cara ti amo, devo stare un po' da sola. Cara ti amo, esco da una storia di 3 anni con un tipo. Cara ti amo, non mi voglio sentire legata. Cara ti amo. Allora, ci vedete in 2, ma fra poco saremo in 3. In 3. Claudia arriva fra poco. Quindi, nel frattempo, vi presentiamo l'argomento della puntata. Oggi, martedì 14 maggio. Che a proposito, ieri era il compleanno della nostra carissima amica Martina, quindi tanti auguri Martina. Auguri Martina. Io ieri l'ho fatto in ritardo, sono una merda, lo so. Però va bene, facciamo finta di niente. Allora, quindi, dicevamo, l'argomento della puntata di è... oggi è... Qual è, Valeria? Dici. Il partner ideale. Esattamente, partner ideale e il partner, o comunque la persona che non vorreste mai assolutamente incontrare nella vita. Ok. E quindi abbiamo, come al solito, mandato un sondaggio su Instagram, dove abbiamo chiesto a chi ci segue una caratteristica fisica e una caratteristica caratteriale, comportamentale. Sì. Esattamente. Allora, siccome nel frattempo che volevamo aspettare Claudia, no? Volevamo mandare una canzone, volevamo mandare la prima. La prima canzone che è stata scelta quando ci siamo consultate, a me è venuto istintivo, vabbè, parlare di Nannini con Bello Impossibile. C'è venuto esattamente di cui. Perché proprio stiamo sul piano, essendo il piano proprio dell'ideale, come uno poi immagina le caratteristiche del suo partner, anche su un... che poi secondo me è proprio un piano... cioè poi la concretezza della giornata, insomma, nel senso che c'è proprio il partner, quello reale. Mi ricordo, a questo proposito, c'era un video che esprimeva benissimo e anche associato a una canzone di Alanis Morissette, in cui c'è un problema tecnico enorme, cioè manca la G nell'elenco della musica. Ciao caro. Quindi io non saprei dove cercare Gianna Nannini. Naturalmente sulla N non c'è. Va bene. Va per B? Bello Impossibile? No, stanno messe in ordine. Cioè, stanno messe per il cantante. Ma siamo in onda? Sì, siamo in onda. Vabbè, lo canteremo noi allora. Che bello. Vabbè, possiamo andare con un'altra canzone. Sì. Dicevo comunque che c'era questo video della Morissette che esprimeva proprio bene il video era diviso in 2 parti in cui c'era proprio la vita reale versus la vita ideale con il partner, da quando lo conosci a quando poi insomma lo realizzi, e quindi c'era questo che veniva a cavallo, lei vestita da principessa e tutto quanto, proprio contemporaneamente lui che invece lo incontrava ad una festa e piano piano subentrano tutti i difetti, tutte le cose, e secondo me era veramente esplicativo, insomma, delle tendenze, insomma. Cioè, da dire una cosa, che secondo me è tipicamente l'idealizzazione è tipicamente femminile. Non ti pensare, e pensavo anche io. Il fatto che ci sono dei maschi che hanno questa tendenza conferma quello che dico io, cioè che è tipicamente femminile. Non sto dicendo che i maschi non ce l'hanno, sto dicendo che è una tendenza che in linea di massima fa parte dell'animo femminile. Okay. Tendere a idealizzare. Forse perché noi ci abbiamo più pretese, tra virgolette. E quindi idealizziamo perché cerchiamo di trovare perlomeno quello che noi ci piacerebbe trovare. Allora, avere. Sicuramente c'è un aspetto, secondo me, di pretesa, se per pretesa intendi il fatto che nel senso sei... che fa parte della donna, che è più precisa, che magari vuole... Sì. Tendenzialmente sì, però secondo me è anche un aspetto proprio anche culturale della, non so, dell'amore romantico, Ah beh sì,
a Terni c'è un detto, qual è Ugo è trincea, sì, e quindi vabbè, probabilmente ecco, arriva una Claudia, quindi le... probabilmente su magari sui maschi c'è più questa di filosofia di vita. Sì, comunque, sì, sicuramente. Mentre aspettiamo che entra Claudia, abbiamo pensato, visto che deviamo su Madonna con Material Girl, che magari sì, è quel genere di donna che non vorresti incontrare mai. Ok. Facendo una sostituzione. Brava, sostituisci, sostituisci. Sostituisco. Una vita di sostituzioni. Esattamente. Una vita di corsa. Allora, avete presentato l'argomento? Yes. Okay. Quindi adesso potremmo quindi mandare... passiamo ai manzi? No. No, ancora no. No, no, non abbiamo detto questa cosa, di quello scusa, che faremo. Non rovinarci... No, va bene, allora ho fatto subito una gaffe. Nel frattempo il mixer è partito tutto. Su Facebook sì, ci siamo. Su Facebook ci siamo, a posto. Quindi? Allora... quindi, aggiornami. Io direi di dare le risposte che appunto ci hanno dato al sondaggio che abbiamo mandato sì, su Instagram. Sondaggio, anzi alle domandone. L'abbiamo divise in due domande appunto principali, sì, no? Di cui una è la caratteristica fisica che assolutamente deve avere il tuo partner ideale, okay, perché abbiamo tutto su, è tutto improntato su questa cosa dell'idealizzazione. Ok.
e su invece la caratteristica caratteriale che deve assolutamente avere appunto il tuo partner. Voi l'avete scelta le vostre? Io sì, io stasera l'ho scelta insieme a Chiara. Te vale? Si può fare. Ok, quindi leggiamo, vediamo un po' le risposte. Mandiamo le prime le nostre o mandiamo? No, no, voglio sentire i sondaggi perché voglio, quelli del Montarozzo non li ho visti, insomma, le risposte al Montarozzo. Allora, una ragazza ci scrive a livello fisico che appunto deve essere fisicato, quindi ci deve avere un bel corpicino, diciamo. Ok. E a livello caratteriale deve essere simpatico. Ok, quindi il fisico e la simpatia. Esattamente. Bene. Un ragazzo ci risponde: bel viso. Ok. E che sappia far ridere. Beh, stiamo dividendo tra uomo e donna. Tutto che bello è che questa coppia e questi due stanno insieme. Oh, quindi cari, simpatia e far ridere si sono trovati. Devo bene, dire, beati loro. Poi c'è arrivata anche una ragazza. Fisica, la barba e un po' di panzetta. Ok. Che condivido. Io sul fisico condivido anch'io questo, anche sì, se non ho scelto. Soprattutto la barba. Anche se, sì, la barba, però ho scelto un'altra caratteristica. Io la vedrei. Però la barba sì, mi piace molto. E poi, e che invece a livello caratteriale che sia difficile da conquistare. Questa l'ha detto una donna, vero? Certo. Curatevi. Un'altra risposta. Non l'ha scavallata ancora, no? Nemmeno io, dai, andiamo avanti. Un'altra risposta, ci stanno ancora pensando. È da ieri mattina che sì? Stanno a discutere. Vabbè. Ok, naturalmente due ragazze che ne parlavano. Okay. Gli indecisi. Poi, un altro ragazzo ci dice: non deve essere particolarmente magro. Quindi, non deve essere tanto magro. Okay. E deve piacergli parlare molto. Cioè, deve essere un cacchierone, sì. Ah, sì. Si vede che lei lo corrode. Si vede che lei piace. Ok. Oppure ci sente poco. Pensa, no, pensa, è stata messa tra una delle categorie da evitare. Esatto, quindi sto. Poi un ragazzo invece ci dice: non più alta di me. Ok. E a livello caratteriale che non deve mettergli limiti, non deve tarpargli le ali. Sì, nel senso proprio pratico, nel senso non è che se lui vuole uscire con l'amici, no, lei gli dice: no, guarda, non puoi uscire. Ok, e mi pare ok. Giusto. Guarda, questa la condivido però. Certo. È giusto. Poi, io secondo me è un difetto, secondo lei è un pregio, ci hanno scritto. Secondo me? Vediamo. Un difetto nella dentatura, cioè secondo lei un è una caratteristica. Per me è una caratteristica. Per me no, forse si è sbagliato, però vabbè. Cioè come si chiama? Il diastema oppure altre cose, altre particolarità. Vabbè, cioè, non è che ci devo... certo. Una dentatura ragionevole. Abbordabile, diciamo. Poi tu sei molto attenta alla dentatura, quindi io sono molto attenta. Sì, tu una delle prime cose che mi dici delle persone, soprattutto di quelli che ti dico: oh, lei mi piace uno, ma c'è denti. Sono più dei denti io. È vero, tu ci fai tanta attenzione alla dentatura. Alla dentatura? Ai particolari della dentatura alla bocca, oppure al colore? Beh, in generale, al colore dei denti. Beh, deve essere, cioè, voglio dire, comunque la bocca è importante, certo. Ragazzi, cioè, nel senso, mo non voglio fare. No, però anche come, no? È la sorriso. Nel presentarsi, nell'avere la relazione subito, così come dice, cioè, il sorriso è il primo biglietto della visita. Stupida come lunga. Si dice come la zia Tina, come la zia Tina che doveva fare il provino per tramandato quando come Rush, no, Rush fare il provino per la per un dentifricio, va bene, poi lei non ci andava perché pensava che fosse uno scherzo, via. Va bene. E a livello caratteriale invece è sapersi innamorare. Cioè, deve sapere, cioè, deve riuscire a farsi riuscire a innamorarsi. Okay. Sapete che ci avrò avuto qualche delusione. Questo. Cioè, conoscere una persona che sia propensa all'innamoramento. Sì, esatto. Beh, grazie. Poi passiamo alle nostre. Io direi di sì, questa tu c'è anche altre. Ah, aggiungi altre. Allora, a me ha risposto una persona al sondaggio, e stamattina questa caratteristica fisica che mi aveva detto questo ragazzo me l'ha confermata anche il mega direttore Santocchia, cioè le caviglie fine. Le caviglie affusolate. Lo stavamo dicendo prima perché caviglia fina. Cavallo di razza. Ah sì, lo sapevo. Come caratteristica caratteriale invece il signor mega direttore galattico Simone Santocchia dice l'autonomia. Cioè l'essere indipendente. Okay. Esatto. No, l'accolli, quindi. Allora, io a questo punto passerei alle nostre. Sì, così io parto anche con... Con il disegno. Indovina la mia caratteristica. Fisica? Io dico
Te fisica, io lo dico caratteriale, dai. Io lo so, la so quella. Ah, allora, no, però la perché me l'ha suggerita? No, no, ti ho detto, per Claudia è questa, cioè già no, la non sapevo. Non è che me la suggeriva, ma ha detto, per te è questa, è vero. Va bene. Cioè, Chiara, cioè, i riccioli. I ricetti, sì. Deve essere un ragazzetto ricciolino. I ricciolini, ah, i mori, castano. I boccoletti? I ricci, beh, sì, mosso, riccio, biondo, ricciolino. Fa tanto... I butti del Raffaello, te no, piacciono? No, i ricci mori, che insomma, lo sai, dicevo, l'hai visto, insomma, le persone mi sono piaciute nel tempo. Ricciolino biondo fa stata... troppo Steve de Beverly Hills. No, 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 riccio moro. Da riccio moro, dai, parti col riccio. Ma su. Riccio così? Un riccio, dai, vale, madonna mia. Basta, li condivido anche, ce l'ho avuto qualche altro, insomma. Riccio, quindi, ok, boccolino, boccolotto. Ok, e caratteriali? Caratteriali lo devi dire tu, dai. No, caratteriali. Aspetta, io lo devo... aspetta. Caratteriali. Detto, lo devo dire Claudia, vediamo se ci ha azzeccato. Caratteriali. Deve rompere. Aspetta, ho pensato alla parola. Ho individuato la categoria, ma devo pensare alla parola al contrario. Vabbè, ah, ok. Non egocentrico, anche, però più che altro adesso ho individuato come caratteristica che necessiterei la concretezza, la praticità. La praticità, sì. Ok, okay. Non sul piano dell'ideale. Tuo fisico? Quindi, esatto. Spalle larghe. Spalle, te lo ricordi spalle? Spalle. Non aprirei questo argomento perché è facile, no, che ci guarda. No, non possiamo dire. Vabbè, certo. È molto facile che ci guarda. Ma non so. Allora, io a livello fisico c'ho questa. Non si legge sotto. Meglio no. Dovremmo togliere la scritta. Aspetta, se la togliamo un attimo la scritta, perché questa è, a parte, no, c'è sempre. No, basterebbe far così, guarda. Sì, c'ha ragione. Vabbè, non si vede. Vabbè, dilla. La dico in inglese o la dico in italiano? La dico in italiano, manifesta le tue vergogne. No, no, posso leggere anche in inglese. Oh, guarda, ecco, sì. Allora, un paio di settimane vado a Manchester, quindi. Certo. Why does he have to have a small dick? I really like him. Era una puntata in cui lei si struggeva tantissimo perché gli piaceva tanto, era innamorata aveva... tantissimo di questo ragazzo, questo. Ma chi era quello? Si non me lo ricordo, era come una si chiama. No, è stato un paio di puntate. Però c'aveva questa caratteristica. Sono andate anche dalla sessuologa. Ecco. Erano andati. Vabbè, per Chiara è importante. Per me è basica. È la base. Valeria, lo devi disegnare adesso. L'ho fatto. No, col punto interrogativo. È certo, perché lei non lo sai. Ma la sorpresa. No. Allora, l'artista, senti, non devi mettere bocca sulle mie qualità estetiche. Perché io ho la teoria su questo. Non me ne frega niente, gli farò il naso lungo, va bene. Che palle, ho le mani grandi. Guarda che la tua teoria, ti ricordo, che cadde con Stefano. Va bene, però al 90% funziona, a me credo. Sì, è tanto bene. Mentre e comunque l'ho fatta. Mente caratteriale che sia curioso. No, ma io non ho detto la mia caratteriale, sì, ragazzi. Tu hai detto solo le spalle larghe caratteriale. No, ho detto il la suo, mia, ho indovinato. Vabbè, mio che non sia curioso. Che sia curioso. Che sia curioso. Okay, che sia curioso. E la tua, Vale? Caratteristica caratteriale? Aspetto caratteriale, insomma, accogliente. Ok, accogliente. Come lo fai con le braccia anche larghe a questo punto? Accogliente, beh sì, a sto punto, speculare comunque. Visto che abbiamo descritto i nostri, no? I nostri, comunque, il nostro ideale, ideale. Io manderei, sì, a questo punto, ah sì, uno dei miei tanti ideali di uomo. No, ma mandiamo la canzone. No, scusa, Claudia, oggi fai come ti pare. Già, arrivi in ritardo. Non sono arrivata preparata. È il tempo. Stiamo a fare un casino stamattina che non. Dai, chi mandiamo? La Gianna Nazionale. Gianna Nannini. Ok. Con. Che io spero che si senta perché io non so stamattina che problemi. No, infatti non va bene. Non parte? No. Sta disegnando intanto Valeria. Mandare un altro di canzone, mandare un'altra, così intanto nel frattempo vediamo che problema c'è. Beh, è un mostro, sta uscendo fuori un mostro. Ma qui non c'avevo dubbi. Sì. Io ci metto pure un po' di caratteristiche a sto punto. Di quelle che ci hanno di quelle che ci hanno detto su Vabbè, Instagram. Comunque ce l'ho, Vai. Vado. Sì. Bello impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio oriente. Bello, bello impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello, bello.
piacere. Girano le stelle nella notte, io ti penso forte, 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 ti vorrei. Bello, bello, impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello, è irraggiungibile, con gli occhi neri e col tuo gioco micidiale. Non conosco la ragione che mi spiegherà, perché non voglio più salvare dalla libertà. È una forza che mi chiama sotto la città, e se il cuore batte forte non si fermerà. E ti non voglio più salvare da questa verità. C'è una luce che mi invade, non posso più dormire. Con le tue pagine nascoste lo vorrei gridare. Bello, bello, impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello, bello, incredibile, con gli occhi neri. Girano le stelle nella notte, io ti penso forte, 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 ti vorrei, sì. Oltre il bacio della folla vedo solo te, mentre corro nel tuo sguardo sotto la città. Che non voglio e più mi arrendo, chi mi salverà? Sì, siamo ritornati. Allora, ma non abbiamo. Ce l'hai la Maga Amalia? Ce l'ho. Allora, volendo, abbiamo anche questa volta. Dobbiamo mandare il. Certo, abbiamo chiesto alla Maga Amalia di dirci, diciamo, delle cose rispetto ai segni e all'affettività dei segni. Quindi, siccome mandiamo la rubrica Oroscopo, Maga Amalia. Cari amiche e cari amici, per la rubrica Stanotte con l'Occulto, la vostra Amalia è qui con voi per consultare i tarocchi, di cui ribaudisco c'è tutto. C'è la vita, c'è la morte, c'è sta la sfiga, c'è sta il malocchio. Adesso se c'è qualche cosa, amiche, amiche, che vi rode nell'interiore di voi medesimi stessi, mi potete contattare al 7999, stesso adesso medesimo. Ok, e quindi che vuol dire che oggi abbiamo appunto la rubrica Oroscopo? Ma come l'abbiamo fatta la rubrica Oroscopo? Allora, noi abbiamo chiesto una classifica. Naturalmente sempre la nostra fidata Flaminia. Certo, una classifica dei segni.
Allora, dal più affettivo, esattamente, al meno affettivo, all'anaffettivo, però diciamo, l'abbiamo resa ancora più pepata perché ci abbiamo associato a questa classifica che lei ci ha mandato. Noi mandiamo delle diapositive. Sì, ma certo, proprio il concetto di uomo ideale nostro associato al segno. Tu non puoi capire. Quindi ieri quanto mi sono divertita per cercare le foto lì. Ci sono 12 manzi, considerati da noi manzi, perché alla fine è tutto però relativo. Però io ci tengo a precisare che nel senso è un mix, cioè ci stanno i manzi degli altri. È un manzume, sì, collettivo. Cioè, ci stanno certi che io personalmente aborro e viceversa, esatto, anche e per anche voi. Io non esatto, condivido, però. Quindi fatto, allora Valeria ci dice l'ordine, cioè ci legge la classifica, sì, e se ci vuole dire delle caratteristiche, eccetera. Io mando okay, il manzo. Allora, io devo mandare questo allora. Partiamo quindi dal più affettivo. Attenzione, il più affettivo, ragazzi e ragazze dello zodiaco, è la bilancia. E questo è quello che ci piace. È un manzo che ci cioè, insomma, per me è un po' troppo giovane, però sì, segno zodiacale. Ma che è un po' troppo giovane. Ho capito. Lasciamolo mentre parlo. Fanno, ok. Ma, allora, il segno della bilancia, perché è il segno per antonomasia della coppia. Della coppia, okay, quindi la bilancia vive bene, io penso di interpretare accoppiato tendenzialmente. Guarda, sì, da quello che ne so io anche più ed è accoppiato, perché è quello che stava con me mentre stava con l'altra. Ah, più coppie, più coppie, beh, certo, perché c'ha bisogno ce l'aveva tante, certo. Beh, sì, tendenzialmente talmente proprio affettuoso proprio perché tende ad avere come esigenza il mantenere un equilibrio. Il suo equilibrio lo trova nella coppia o okay, in più coppie. Infatti anche il simbolo, esatto, è fatto di due. Andiamo avanti, yeah. Secondo posto per il toro. Ecco, questo è quello che ci scusa. Questo è quello che ho messo io tra l'altro. Ma come? Ma l'hai messo vestito? Hai detto che non mi pareva il beh, già si è giocata la cosa, la caratteristica maschile. Io direi che se poteva fredare, dai. Vabbè, ah, ho detto famo le serie. Perché ah, capito? Non allora, se tu ci fai caso, neanche una a petto nudo. Che caratteristica ha il toro? Comunque, no, David uno Beckham. Sì, ci sta uno a petto nudo. Ah, è per forza. Era l'unico. Il toro, beh, il toro sì, sicuramente è molto calmo. Sì, anche lui è pantofolaio, quindi poi nel dire pantofolaio si intende sicuramente una dimensione di casa, e okay, quindi quando si parla di casa, di coppia, di esatto, famiglia, eccetera, eccetera. Andiamo avanti, al terzo posto. Non a caso sta da una vita con la donna, sì, sì, ufficialmente. Victoria poi Adams diventata Victoria Beckham. Andiamo avanti, al terzo posto. Il cancro. Yes. Ah, questo è sempre verde. Harrison Ford. Sempre verde, tra l'altro. Qui l'ho scelto. Scimitarra qui. Qui l'ho scelto che faceva Indiana Jones. In tutto e per tutto. Per tutto, perché sì, è verde dalla A alla Z. Guardate quanto è bello, però. Caratteristiche del cancro? Beh, il cancro è tenerone. Sì, anche Matteo. Sì, però, sì, però non Matteo, ti devi, per esempio, secondo me invece l'aspetto della famiglia ce l'ha, sì, è molto presente. Sì, quello sì, sicuramente. E poi, nel senso, cioè, i cancro sono tanti, se declinano al plurale. Cioè, Matteo è un esempio. Non lo posso okay, accarezzare. Andiamo avanti. Quarto posto, leone. Ah. Oh, che a proposito, stamattina sentendo Frisè con Giordano e Filippo mi hanno dato questa bruttissima notizia, cioè che De Rossi lascia la Roma. Mannaggia. Io naturalmente ho scelto questa foto. Il commento del ragazzo prima è stato però ora è vecchio. Per la maglia. E vabbè, caratteristiche del leone? Sarà un altro. Beh, più che affettuoso, il leone è focoso. No, è molto affettuoso, ma con chi vuole. È diverso. Con me non ha voluto, pensa. Ma perché era di luglio? Ah, c'è okay, una differenza abissale tra luglio e agosto. Sarà stato quello, sempre sfigata io. Andiamo avanti. Scorpione. Ah! Stamattina lo bava, non arrivavo. Ryan Gosling, il mio preferito. Anche se questa foto secondo me non gli rende giustizia. Ho capito, raga, non potevo mettere quella senza maglietta. Cioè, perché? Sta quella. Avevi detto che ritrovi tutti perché tutti volevo senza maglietta. Vedi come te subito senza maglietta. Non gli rende giustizia, secondo me, perché io lo preferisco in altri. Cioè, con altri capelli, cioè. Va bene, allora lo scorpione che caratteristica ha una al volo? Beh, lo scorpione è molto geloso, passionale. Ok, quindi più passionale diciamo che affettivo. Beh, la passionalità fa parte della. Ce l'ho avuto lo scorpione. Andiamo avanti, occhio che questo. Questo ci piace. Questo ci piace. Vada. Questo ci piace. Pesci.
pesci. Questo eccolo è quello qua. Che io non condivido. Io tantissimo, tutta la vita. Sì, lascia perdere. Javier Bardem. Lascia perdere, guarda. Lascia perdere. Caratteristica del dell'uomo pesci o della donna, insomma, del... Romantico, molto bene. Romantico. Andiamo avanti al 1, 2, 3, 4, 5, 6, settimo posto, il Capricorno. Questo me lo sa un po' sciapo. Vabbè, ai tempi so. Suoi. Ma dai, è un po' sciapo, che mi piace tanto invece. Vabbè, insieme, e quindi insieme, com'è il Capricorno? È molto concreto, quindi io ci penserei sul Capricorno, Cla. Potrebbe essere un segno a cui posso attingere, insomma. Beh, se cerchi quella qualità. Poi, adesso c'è Adesso c'è l'italiano Vergine. Vergine con Pierfrancesco Favino. La Vergine, che mi dici? Stiamo andando verso la fine della classifica, quindi stiamo andando verso organizzato. Meno affettivi. Vergine Claudia. Poi? Beh, si manifestano poco, diciamo. Sì, ma io mando il din e tu come parti... direbbe qualcuno, non so tocconi. No, vabbè, non so tocconi. Arrivando no. Il din, vai. Sagittario. Oh, questo l'ho scelto io. Sì, questo l'ho scelto. Questo è il mio preferito per forever. Io per trovare una foto sia di Bardem che di Cassello ho fatto una fatica. No, questo è il mio preferito forever. E tanto l'hai scelto brutta. Cassello. Guarda, tra tutte quelle che potevi scegliere. Ti ma giuro, perché Claudia voleva quella vale, tipo in Bermuda sulla tavola da surf. Esatto. Quella a Bahia. Sì, no, questo è quello che Google mi ha Brasile, trovato. Google immagini. Allora, Sagittario, che mi dici? Pensavo fosse più passionale. Un Vincent Cassel invece stava alla fine della classifica, vabbè. Cioè perlomeno un Vincent Cassel, vabbè, Sagittario è a parole che non te vedi che se fa questo dan di palo in frasca, di palo in frasca, ok, passa di qua e di là. Adesso è indeciso. Gemelli, un Johnny Depp così che va sempre bene. Un passa. Quindi sono gli ultimi tre, questo è il terz'ultimo, quindi è uno dei meno affettuosi, i gemelli. Sì, sì. Beh, comunque è sempre un segno d'aria, quindi tendenzialmente è un po' freddino. Ok. Però è molto comunicativo, per esempio. Sì, il gemelli. Ho avuto problemi di comunicazione con i gemelli. Vabbè, comunque. Magari il problema eri tu. Cioè, certo, non si è mai visto questa cosa. Certo, non c'ho problemi. Io di comunicazione proprio, laureata in scienze della comunicazione, certo, non è certo. Possibile. Sarà quello. Va bene, prossimo segno. Penultimo, Acquario. Questo è Vittorio Alessandro Gasman. Alessandro, sì. È l'unico che ho potuto trovare. Anche Vittorio però era della questa in realtà Vergine. È... Come me l'hai detto tu? No, quando dicevamo Vergine, Vittorio Gasman. Ah, volevi mettere Vergine, padre okay, e figlio, okay. Facevamo comunque, la doppietta. Questa è la foto del calendario Maxim. Certo, non mi devi insegnare niente. Ecco. Mannaggia. Va bene, ok, quindi... All'ultimo posto... No, com'è questo segno? Ah. Beh, molto è imprendibile, diciamo. Ah, beh. Non è molto... È l'opposto della concretezza, l'acquario. E è veramente difficile da catturare ed è difficile che rimanga in una posizione, in una situazione per molto tempo. Probabile. Ultimo posto. In memoria, tra l'altro, Ariete. Io. Io questo l'ho proposto io, ragazzi. Tra l'altro, io ci tengo a Ariete. E Ariete, quindi, perché è il meno affettivo, vale? Il meno affettivo perché è molto irruento e manifesta poco, almeno in presenze sociali, le proprie emozioni. Sì. Ok. Sì. Va allora, bene. Mandiamo una canzone. Allora, abbiamo scelto come. Questo è l'uomo ideale di Claudia. No, uno. Uno degli uomini ideali. Uno degli uomini ideali di Claudia. Sì, mi piace molto. Mi piace molto proprio in sia fisicamente che proprio a 360 gradi mi piace questo ragazzo. Allora, aspetta perché. No, Paolo Nutini. Stamattina io lo sapevo che non dovevo riprendere il prosecco. Perché mi sta a fare già effetto, vedi? Allora aspetta, implementa. Implementa, certo, così almeno. Allora, ricordiamo la caratteristica fisica che Chiara predilige. No, nel frattempo. Aspetta. Voglio togliere questa cosa, devi vedere bene. Naturalmente il mio mantra, la mia guru è Samantha. Samantha perché... Jones. Va bene, è quindi pronta la canzone? Abbiamo scelto il tuo uomo ideale, ma la mia canzone preferita del Ma io l'avevo detta un'altra, scusa. No, mettiamo la mia, mi piace di più. Va bene. Jenny Don't Be Hasty di Paolo Nutini.
other men that are more adequate in the age department. And I did not think you'd care, there'd be no problems here. But now you're looking at me like you're disgusted, and I'm there. Allora, abbiamo anche chiesto in giro, io a scuola, insomma, a varie persone, le categorie, ecco qui è Montarozzo per il sociale, le categorie da evitare. Perché fino adesso abbiamo parlato di quelli ideali, quelli che assolutamente, certo, no? Quelli che mai incontreremo nella vita, cioè l'ideale. Esattamente, però... Quelli da cui fuggire. Sicuramente l'abbiamo incontrato almeno uno. Quelli da cui scappare, gambe levate. Abbiamo provato noi a fare un elenco di categorie. Abbiamo chiesto a uomini e donne, quindi le categorie degli uomini da evitare e le categorie delle donne da evitare. Allora, se volete io inizio con gli uomini. Mm-hmm. Allora, gli uomini. Senza proprio, cioè, al primo posto, perché tutti qua, anche a scuola, le professoresse, le insegnanti, quindi eccetera, anche di diverse età, sì, la prima risposta è stata questa, il narciso. Eh beh sì, il narciso è stata la prima risposta, anche condivisa da noi, e quindi il primo posto è il narciso. Al secondo posto, insomma, un'altra categoria è... Questa l'ho scelta io, cioè questa l'ho proposta io. Sì. Quello che si piagne addosso. Sì, perché te urta tanto? Perché io, per come so fatto, cioè il mio carattere è abbastanza forte. Sì. Se ho una persona che si piagne addosso, mi darebbe molto fastidio. Mm. Io sono molto, cioè, comunque abbastanza indipendente. Cioè, diciamo che ti si scioglie un po' il nervoso. Sì, sì, okay. sì. Sono cose che non conosco. Allora, il saccente, detto anche da Chiara, il saccio di saccio fa. Esattamente. Cioè, quello che sa tutto lui. Sì, di quello cui, che fa infatti, un po' il capiscione. Che poi un po' riprende pure qua. Perché certo, l'abbiamo spiegata anche il tuttologo. Ma, sì, però il tuttologo magari è più teorico. Esatto, il tuttologo è quello che ti spiega, ti racconta. Quello che te riprende. Quello che tu magari dici una cosa e ti riprende subito. No, capito? Stavo cercando di capire la differenza. Ridi, no, ridevo perché stavo cercando di capire la differenza. Ma in realtà ho pensato... Cioè, ma anche se ci fosse, che rottura di palle, ho pensato quello. Certo, quello che tu sbagli il congiuntivo e lui subito sì, te, riprende, te lo devi riprendere, esatto, capito? Oppure, vabbè, sì, altre cose. Allora, il tirchio. Mamma mia, mai successo fortunatamente, devo essere sincera. No, nemmeno a me. Beh, però il tirchio poi, se non sbaglio, questa l'avevo proposta io. Sì, l'avevi proposta tu perché tirchio... secondo me c'hai un aggancio. Oddio, che aggancio c'è stato?
non tu direttamente, ma una persona a te vicina, me l'hai raccontato. Ah, come no? No, che poi adesso dice di no, però comunque... ha aperto i portafogli adesso. No, ma io non ne facevo solo una questione economica, sì, io certo. Facevo proprio una questione di... Anche emotiva, dici? Ricchezza emotiva. Di disponibilità. Ricchezza o terchiaggine? Forse terchiaggine. Terchiaggine. Terchiaggine emotiva. Sì, forse è vero, a me darebbe ancora più... Cioè, terchiaggine emotiva sarebbe... Sì, mi metterebbe più in allerta una tirchiaggine emotiva, sì. Beh, il top sarebbe tirchiaggine... cioè, emotiva, che non è tirchio economicamente, ma è tirchio di animo o viceversa. Pensa che mix. Pensa che bel mix, effetti. Durano poco. Vabbè, comunque, poi... poi, l'arrogante. Sì. L'arrogante anche no, insomma, no? No, non ci piace l'arrogante. L'arrogante, no. Poi... poi il bugiardo patologico, perché insomma uno si deve volendo tutelare, però il bugiardo patologico, ma penso che a tutte un po' è capitato, eh? No. Allora no, sono stata sfigata io. Penso di no. Però vabbè, comunque vabbè. Se dovesse capitarmi, no, perché ma no, a parte, mi è capitato. A me non può capitare, perché se tu mi dici una bugia, ho sgamato 3 secondi dopo. Ma lei non può capitare niente. Beata essa. Io lo sai, la Chiara Fungoli. Io sono una detective, quindi come mi dici una bugia, ho sgamato un succhio. Certo. Vabbè. Anzi, prima che tu me la dici, io già so che tu me la dirai. Vabbè, quello che ancora prende il latte, il mammone, ma quello che ancora sta attaccato alla tetta. Che nel 2019, ragazzi, non ci piace più. Ma non ci penso. No, vabbè, mai. Però forse qualche tempo fa magari c'era, ma, perlomeno era, tra virgolette, era un po' sdoganata la cosa, capito, di essere un po' mammoni, esatto. Dici? Sì, Non lo se so. Se sceglieva la moglie, io credo, va bene, però io credo che comunque... abbia dato fastidio anche in tempi passati, comunque questa caratteristica un pochino dà fastidio, urta. Sì, probabilmente sì. Sì, sì, dobbiamo stringere, eh? Vai, poi l'indeciso. Oddio. No, non il geloso. Geloso no, cioè un pochino sì, ma troppo naturalmente no. Il perfetto non mi è mai capitato. Il passivo aggressivo. Sì. Come no? Il simpatia? Il simpatia mi hanno chiesto, ma anche senza il simpatia? Quello che prova sempre a fare simpatia. Che solo che non deve ne bene. Il simpatia. Quello che prova a fare battute per non ridere nessuno. Esatto. Il sempre impegnato. Claudio ce l'ha. Alza la mano perché qui... impegnatissimi. Quello col ciclo? Questo quello con il ciclo? Rispetto a un mio carissimo amico, ciao, ti voglio bene, però è vero. Quelli con il ciclo, il depresso, che deve tirare su. Chi è capitato a tutte? No. Sì. Ah. Il depresso no. Sì. Questo me l'ha detto un'insegnante, mia collega, diciamo. Quello che ti parla delle ex, dice anche dopo 5, 6, 7, 8, 9, 10 anni che si sono lasciati, ma ti parla della ex. Quindi questo mi è successo. L'ha rimasto sotto. Mi è successo, infatti, non ha guagliato niente. L'ho sposato? Beh, vivrei a no, non l'ho sposato neanche. Capitato? No, però so a chi è capitato. Il tuttologo? Abbiamo detto. Il maschilista, naturalmente. Anche questo me l'ha detto la stessa ragazza, Noemi, che saluto, The Revenant, cioè quello che ritorna. Il peperone? quello che ti si ripresenta, ecco. Ma l'ultimo in che senso? L'ultimo, il cavernicolo, cioè quello un po', credo, io ce l'ho, il grezzo. C'ho proprio il prototipo, c'ho un amico che è il prototipo del cavernicolo. Chi? Tutto. Me lo dici dopo? No. Allora, è il cavernicolo, sì. Allora, passiamo alle donne, vai, Valè. Non le devi dare. Allora, che considera, ieri sera sono andata a cena con Matteo, gli ho detto, guarda, c'è un'anteprima delle categorie che diremo domani. Se l'hai messa legge, mi faceva, allora, questo ce l'hai? Ce l'ho, manca. Va bene, ce l'avevi tutti praticamente, soprattutto l'isterica. Secondo lui 4-5 ce l'aveva. Beh, pure la penultima, Chiara. No, ce l'ha Matteo. L'isterica esaurita no, non ce l'avevo. No, infatti non avevo letto la logorroica, vince su ma tutte, non quella no. La ce l'hai, la ce l'hai. Quella della, dalle scuse improbabili, cioè? Quella che si inventa le scuse per non poter uscire o per non quagliare. Anche. Vabbè, che rientra un tipo po' nel concetto di friendzone. Devo annaffiare le piante a mezzanotte perché c'è una pianta che si annaffia solo a quell'ora. Sì, secondo me è proprio quella. Devo andare le gocce alle orecchie. L'altro magari pensa che sia qualcosa di più, eccetera. L'isterica. Esaurita. L'isterica, sì, me l'hanno detto in più di uno. C'è sta, io so c'è sta. Sì. La troppo dipendente.
E c'è sta. Matteo, naturalmente, su questa lui dice la troppo di me, dice no, non è vero. Scusa, però a livello affettivo no, dice. La terza e la quarta non so simili. Infatti mi ha dato pure questa, anche la quarta. L'accollo. non è conseguenziale l'accollo? Sì, ma dipende. Okay. Questo magari la troppo dipendente la potrebbe troppo dipendente, essere anche sì, a livello proprio pratico. Io pensavo, esatto, l'accollo invece a scuola, tra l'altro anche un professore mi ha detto questo, cioè la dipendente, cioè non so, quella che non porta la macchina, quella che la devi accompagnare di qua, di là, quella che gli devi fare tutto. Ah, la 104. La 104, sì, possiamo definirla così. Oh, questa pure mi ha dato, La ditta di Bellice, sì, non è vero. No, vabbè, ma poi soprattutto solo perché c'è un crustino dentro l'armadio? No, non è vero. L'iperfisicata? Sì, quella un po' troppo muscolosa. Non piace. Per me non ho. Non piace. Vabbè, noi non facciamo naturalmente una cosa generalizzata. Le persone che abbiamo sentito, insomma, ci hanno detto sta cosa. Sì. Questa è di Claudia. Questa la no, questa Claudia. È della famiglia di Claudia. Vabbè. Allora, vai zio Fabio, le leggerine. Barra superine. Non... Vabbè, si capisce. La leggerina, dai, una donna, la leggerina. Poi un altro professore mi ha detto una donna da evitare, nessuna, quindi lui l'anonima comunque, no nessuna, nel senso che lui dà la possibilità a tutte, poi cioè ecco, nessuna donna da evitare, quello che dicevo prima, quella è ogni buco è trincea. Ma sì, anche il concetto della donnara che avevo detto tempo fa, certo, no, dell'amico mio, certo. Insomma è lo stesso concetto. Poi chi c'hai? L'indecisa. Qui ce l'abbiamo sia maschile che femminile. Io questa non ho capito. L'arrampicatrice di amici. Questa mi ha mandato un messaggio vocale. Chi? Ah sì, è vero. Un nostro amico, per sì, un mio amico. Sì. Che quella che scappa, vabbè, quella che esce con aprire. Te. Quella che esce con te per arrivare all'amico. Mamma mia, A quanto pare se mi hanno mandato un messaggio. Ma te l'avrei fatto, io sono convinta. No, perché io arrivavo direttamente all'amico. Cioè, non bisogno di non parla con i santi, ma mi hai detto addio tu. Esatto. Poi vai. La furba. La furba ce l'ho anch'io. La manipolatrice. Ok, ce l'ho anch'io. Quella carica, che io ieri sera l'ho dovuto spiegare a Matteo, per dire quella carica. Quella arriva tutta pombata. Ah no. Tu in che senso? Il professore mi disse, cioè mi disse, il professore mi ha detto quella carica nel senso tipo carro de maggio. Quella carica esteticamente. Ah, giusto, il carro de maggio, bravo. Quella carica esteticamente. Io c'ho anche la fashion blogger. Noi ce l'abbiamo più giù la fashion okay, blogger. Ok, vai. Sì, la fashion quella blogger. Quella carica, poi la piaciona. La piaciona. Poi? La fedifraga vittima. Tu hai specificato una volta scoperta. Questo è sempre sempre lui? Sì, un insegnante che mi ha detto. Oh, sei insegnante? C'è la sì, ma tutte lui me l'ha detto, tra l'altro. La fedifraga vittima, cioè una volta però scoperta, quindi la traditrice che una volta scoperta, capito, cerca di recuperare o comunque non è coerente con quello che alla fine, con la scelta che ha fatto, cioè la scelta di tradire, quindi mette in atto, diciamo, degli atteggiamenti che te urtano ancora, certo, di più del tradimento. Certo. Poi abbiamo la sottomessa. Okay. Questa io infatti l'ho messa tra parentesi perché non la condivido, secondo questa? Me. Questa? Perché secondo me la cercano invece. La croce rossina. No, non la cercano. Ma secondo me sì, anzi. No, non la cercano, dammi retta. Dici? La cercano in un però se le sposano. No, secondo me è in un determinato momento, quando hanno necessità, la cercano e la utilizzano. La sfruttano, per poi passare ad altro, per sì, poi scegliere d'altro, perché la croce rossina c'ha tempo poco, c'ha tempo limitato, secondo me, quando si ripigliano. Sì. Poi la logorroica, ok, e infine l'anonima, che non sa né di carne né di pesce, un po' di carattere insipida comunque. esatto. Chi nasce sciapa muore insipida, la sapevi questa? No, brava, grazie, mi ha detto una cosa nuova, sono contenta. Comunque siamo arrivati alla fine della trasmissione, ragazzi. Già, L'uomo ideale. Questo è l'uomo ideale, il risultato, l'uomo ideale del Montarozzo. Vai, mettilo in camera. Ci
c'è il riverbero, però. No, la camera è lì. Vabbè. Ecco, no, si vede bene. Si vede. Eccolo. Anche con un tatuaggio, l'abbiamo. Tribale. Sì, noi sì, ci piace sì. Quello col tatuaggio. Vabbè, i ricci sono un po' troppo sparati. Vabbè, quella lacrima che vede sotto è un altro tatuaggio. Il naso e la mano sono volutamente grandi per, okay, per Chiara. Per quel discorso. E anche il quadro sotto, sì, non so sì. Se vedete quel punto interrogativo. Non si vede bene, infatti, quel punto regà. Interrogativo. Eccolo, oh, oh, adesso sì. Oh. Questo è il risultato dell'uomo ideale del Montarozzo. Del mostrarozzo, direi. Del mostrarozzo. Un mostrarozzo. Non è proprio bellissimo. Vabbè, okay. Allora, l'ultima salutiamo. Allora, io vorrei diamo dire spazio alla chat. Che noi ci piacerebbe fare una puntata prossimamente, prima o poi, sulle dediche. Ah, sì, è quindi vero. Voi se volete mandare una canzone con una dedica, sì. Noi siamo qui apposta, faremo una puntata apposta, okay. Quando raggiungeremo un certo numero di dediche. Allora voi mandateci come messaggio privato, esatto, alla Instagram, pagina Instagram del Montarozzo, una dedica, quindi una canzone, qualcosa che voi volete dire, accompagnata da sì, da un qualcosa che avete l'esigenza di dire. E noi quando avremo abbastanza dediche così le ci piacerebbe poi farci la puntata, insomma, faremo un post, qualcosa comunque per ricordarvelo. Certo. Allora lasciamo il post a Natalia. Sì. Salutiamo e mandiamo l'ultima canzone. L'ultima che canzone tu. L'ho scelta io. Sì, è di De André ed è Franziska. Allora, questa canzone si dice, insomma, così, che sia stata ispirata a De André da uno dei suoi rapitori, diciamo. Mm-hmm. Quindi il periodo in cui era prigioniero con Dori Ghezzi. Ed è la storia di un amore, la storia di una fidanzata, di una giovane ragazza che era appunto accompagnata ad un bandito, però latitante, e quindi diciamo soggiogata, insomma così presa dalla gelosia di questo amante, era costretta a rimanere chiusa in casa, insomma, e al riparo soprattutto dalle grinfie dei vari corteggiatori. Esattamente. Quindi una raperonzolo. Però dall'altra parte anche il bandito, essendo latitante, era mancante, ma gli mancava comunque l'amore della sua donna, no? Ah, certo. E quindi doveva sempre rimanere, era costretto a rimanere sempre lontano dalla sua donna. Dentro una torre d'avorio. Esatto. E quindi diciamo che Franziska era leggermente stanca di varie cose. Ok, vi lasciamo con questa vi salutiamo, alla settimana prossima. Ciao, ragazzi. Ciao. Aspetta il tuo segnale, quanto è piccolo il suo cuore, è grande la montagna, quanto taglia il suo dolore, più d'un coltello, coltello di Spagna. Tu bandito senza luna, senza stelle, senza fortuna, questa notte dormirai col suo rosario stretto intorno al tuo fucile. Tu bandito senza luna, senza stelle, senza fortuna, questa notte dormirai col suo rosario stretto intorno al tuo fucile. Hanno detto che Franziska è stanca di ballare con un uomo che non ride e non la può baciare. Tutta notte sulla quercia l'hai seguita in mezzo ai rami, dietro il palco sull'orchestra i tuoi occhi come due cani. Marinaio di foresta, senza sonno e senza canzoni, senza una conchiglia da portare o una rete di illusioni. Marinaio di foresta, senza sonno e senza canzoni, senza una conchiglia da portare o una rete di illusioni.
hanno detto che Franziska è stanca di posare per un uomo che dipinge e non la può guardare. Filo filo del mio cuore che dagli occhi porti al mare, c'è una lacrima nascosta che nessuno mi sa disegnare. Tu bandito senza luna, senza stelle, senza fortuna, questa notte dormirai col suo rosario stretto intorno al tuo fucile. Tu bandito senza luna, senza stelle, senza fortuna, questa notte dormirai col suo ritratto proprio sotto il tuo fucile. Detto che Franziska non riesce più a cantare, anche l'ultima sorella tra un po' vedrà sposare. L'altro giorno un altro uomo le ha sorriso per la strada, era certo un forestiero che non sapeva quel che costava. Marina.